Bene, ciao a tutti ragazzi, oggi siamo a circa mezz'ora di macchina da Los Angeles. Siamo nella zona di più o meno Malibu, sopra Malibu circa, e siamo venuti a trovare Walter Golfieri, a.k.a. americano, che vive qui negli Stati Uniti, a Los Angeles, da più di 10 anni. Quindi oggi parleremo insieme su alcuni aspetti direttamente da una persona che vive qui da un sacco di anni. Giusto? Walter? E Walter che vive qui da più di 10 anni. E sei di qua, metti la canna da pesca. Allora, Marcello, che domande hai da fare a una persona che vive da 10 anni negli Stati Uniti, a Los Angeles? Ti manca l'Italia? Mi manca l'Italia? Pasto. No, mi manca l'Italia, ovviamente, mi mancano i miei genitori, mi manca la mia famiglia. Non manca l'Italia come cultura, come modo di fare. C'è qualcosa di tipicamente italiano, tipo di abitudine che eri abituato a fare, anche relazionale? Le cornette la mattina. Al bar. Ma invece a livello relazionale, proprio secondo te, gli americani, cioè gli manca qualcosa? Perché io sto notando che gli americani hanno un modo di relazionarsi molto diverso e loro hanno un rapporto un po' più distaccato di quanto abbiamo noi. Diciamo che l'americano è molto più lento, nel senso che vuole conoscerti piano piano, nel senso che ha questo barriera, piccola barriera all'inizio, e ha bisogno di magari un po' più di tempo dell'italiano. Sei un italiano? Esatto, anch'io l'ho visto, sì. A noi ci piace proprio il contatto. Contatto fisico, sì. Braccio, come stai? Loro proprio... Hey, what's up? That's it. Quindi per loro quello è già abbastanza. C'è proprio la figura dell'uomo, è molto... Sì, anch'io ho notato che loro ti integrano nella loro vita, famiglia, eccetera, in maniera un pochino più lenta, sì, hanno bisogno di step. Sì, sì. Però una volta che ti conosco, cioè li conosci, io parecchie tramite Nicole, parecchie amici americani, comunque si aprono e non saranno mai come un'amicizia tra italiani, perché non arriveranno mai a quel livello, però comunque hanno comunque si aprono molto di più. Esatto. Poi a me ne frega un cavolo, io li abbraccio, li bacio. Sì. Però Los Angeles sono già molto più, anche più aperti, nel senso, a volte vado lì con la mano io e invece mi abbracciano perché dicono siamo I'm a hugger, sai che dicono siamo abbracciamo tutti. Però sono a volte molto più vicini all'inizio, però è più difficile coltivare la relazione. Magari sono amiconi da subito, tante volte. Rimango su quella per tutta la Sì, esatto. È difficile penetrare, diciamo, la scorza e andare più a una relazione più personale, umana. Sai cosa ti dico? La metto lì, dai, così non ti rompo le palle. Caffè americano. Caffè americano! Caffè americano! Che quanto spacca! Spettacolo! E tu che hai visto gli arsiari di tutta la California, secondo te la zona migliore dove vivere? Allora, San Diego è bellissima per i giovani, per esempio la tua età, Marcello, mm-hmm. Bellissimo, troppo bello, divertente, bello quel posto. Sì, no, l'università di San Diego è molto suonato. Ma stai scherzando, sì. Certo. E poi mi piace Manhattan Beach, mi piace Newport Beach, mi piace Laguna Beach, ma non mi piace troppo la gente lì, com'è? Troppo, un po' troppo snobbosa, sì, perché lì se c'è tanta gente che va in pensione, hanno le case, si ritirano lì, quindi anche l'età media è molto più alta. La zona è bellissima, comunque. Fino adesso, vabbè, ovviamente vivendo qua, questa è una zona quando hai famiglia, capisci? Quando fai figli, è tranquilla, fai di buoni investimenti con le case, è safe, nel senso che comunque qua noi lasciamo le macchine aperte. Io un notte ho lasciato il garage tutto il notte aperto, mi sono dimenticato di chiudere, sono andato a letto. La mattina che era tutto qua. Venice è bellissima, però Venice attira un sacco di criminalità. No, micro-criminality, sì. Piccolo crimine. Ma infatti Venice, generalmente appunto gli italiani la conoscono come una zona, sai, bella, famosa, turistica, però è una delle zone in realtà dove pochi vogliono vivere, americani o altro, perché Bravo. È molto trafficato in quel senso, cioè c'è un po' di micro-criminalità, casino, gente che si ubriaca. Di solito gli americani tendono ad andare via, o quelli che vogliono vivere proprio un po' via dalle zone turistiche. Anche Hollywood, noi diciamo a vivere Hollywood è una zona più brutta. No. Che poi oltretutto gli americani che vedi vivere in Venice o Hollywood sono volati, diciamo, nel senso che sono qua, hanno un contratto con un'azienda un anno, 2 anni, pagano affitto e dopo 2 anni se ne vanno in un altro stato. Sì. Ma anche Santa Monica, però io per esempio se potessi trovare una casa in Santa Monica, stesso square feet, questa qua, io amo Santa Monica. Una zona sì, un po' fuori, non proprio nella zona centro, ma un po' più fuori. Santa Monica è bellissima, ragazzi. Fantastica. Santa Monica è una città che non è grossa, che non è piccola, hanno cambiato un sacco di cose, un sacco di posti nuovi, c'è cioè un sacco di possibilità
per andare in giro in bicicletta, puoi usare la bicicletta tantissimo ora, questi ciclabili. Hai visto anche i Bird? Bird sta scoppiando incredibilmente. Sono quindi Santa Monica, secondo me, Santa Monica, chiudendo la domanda che mi hai fatto, diciamo un po' di tempo. Santa Monica secondo me è una zona migliore, compromesso per tutte le aree della California. È un compromesso vicino a una zona pazza come potrebbe essere Venice Beach, è un compromesso perché comunque puoi scappare e andare a Malibu, o sei vicino alle colline di Santa Monica che sono queste qui dietro, oppure puoi anche andare in Los Angeles col treno. Un dollaro sei in Los Angeles in 20 minuti senza neanche occuparti del traffico. Invece non ho capito, il periodo quello prima di lavorare in marina, quando è successo? Prima di divorziare o dopo aver divorziato? Prima di aver divorziato, sì. E lì praticamente... Hai fatto 1000 lavori? Bravo, lì facevo 1000 lavori, guidavo limousine. Però anche quando ho iniziato a lavorare in marina continuavo a guidare limousine. Alla sera, bravo. Oppure durante la settimana continuavo comunque a fare charter con le barche. L'unica cosa che ho lasciato è proprio il ristorante, che poi non mi piaceva per niente, io non sono fatto per le cameriere, zero assoluto, proprio diventavo pazzo. Tutto educato, non ti ma non è anche quello, poi vabbè. È stressante di brutto fare il cameriere. Bravo, poi la cosa è che il mio inglese non era un granché, e quindi c'è un blocco incredibile. Sì. No, però a volte io penso, ed è questa la cosa incredibile, per esempio io arrivo da un paesino di 500 abitanti, ok, un paesino sopra le montagne del Lago Maggiore. Ed è incredibile che Nicola, arrivando da un'altra città, cioè guarda che roba di destino a volte ti mette. Sì, sì, è pazzesco come tu, se vai indietro a vedere un attimino tutte queste cose. Anche solamente 2 anni fa mi giravo a destra, guardavo un'altra cosa, sicuramente sarebbe stato diverso il destino. Quindi è incredibile. È lo stesso che dico io anche con Mariella. Pensa tu che non sei uscita da Cuba per tutti questi anni, io abitavo dall'altra parte del mondo, e ci siamo incontrati in un momento specifico della nostra vita, da quel momento tutte e due le nostre vite sono cambiate, e di tutte e due poi abbiamo avuto una strada comune che non sarebbe assolutamente stata la stessa se non ci fossimo conosciuti, perché proprio siamo andati anche in un altro paese, cioè completamente, quindi è diverso. Invece l'altra domandona, il rapporto con gli italiani, cioè qui tu hai amici italiani, o siccome sei sposato con un americano e quindi avendo una famiglia alla fine americana, esci più con americani o hai comunque un gruppo di amici italiani? Io esco, specialmente da quando poi sto facendo un po' di YouTube col canale, ho incontrato tanti italiani qua e comunque ho amici italiani che vivono una proprietà, sono investitori qua in America e stanno andando anche benissimo. Tu guardi su Craigslist e metti l'annuncio italiano alla Google. A New York ho beccato una ragazza. Ristorante. A New York ho beccato una ragazza che fa la YouTuber. Però il ragazzo fa lo chef a New York, ma prima di trasferirsi a New York non sapeva neanche tagliare i pomodori. Hanno preso solamente perché è italiano. È pazzesco. Non ha certo appeal. Anche perché se tu hai un ristorante italiano e i camerieri italiani, fa fico. Perché dice, questo vuol dire che hanno veramente il cibo italiano. Anche se non è vero. Però avere il cameriere italiano è. Però vabbè, l'America, sai, tanti dicono che è brutta, tanti dicono che è bella, io adoro l'America. Ma è bello che prima di venire in America io amavo il Canada. Io ero attratto dal Canada perché facevo kayak, e Vancouver, per esempio, il kayak è forte, quindi mi piaceva il Canada. Ma l'America è bellissima. E anche meglio per l'healthcare, il Canada. Sì, bravo, ma il Canada è un posto pazzesco, dicono. L'unica cosa qui, specialmente in California, che devi lavorare, nel senso che non puoi permetterti di stare qua a far niente. Quella è dura, nel senso che qua sì, se ti fermi due o tre mesi e non hai un cuscino dietro, vai sotto sotto in un secondo, devi partire e andare in un altro stato, non puoi permetterti di abbassare lo sguardo. Devi vendere tutto e scappare. Nel senso che ho visto tanti amici anche americani che non ce la facevano, spese vanno su, è facile comunque anche cadere nella trappola delle spese. E quindi è semplice anche andare sotto. Sì, non hai un attimino budget nella tua destra. È il sistema anche creditizio qua che ti spinge a spendere sempre più per guadagnare di più. Quindi questo è un lato negativo da una parte, e il lato positivo invece anche che siccome sei continuamente spinto da tutto questo stress anche di dover guadagnare e il costo della vita è alto, sei anche in teoria spinto a cercare di trovare sempre, almeno questo è come lo vedo io, negli ultimi 2 anni io sono cresciuto molto. Perché ho sempre dovuto trovare anche dei modi alternativi, nuove cose per cercare di guadagnare più. Il credit score che ti spinge a... No, ti parlo proprio del costo della vita in generale, lo stile di vita che ti spinge a spendere sempre di più,
connesso ovviamente anche credit score, credit history, carte di credito, eccetera, e ovviamente poi lì devi ricalibrare la tua vita per cercare di sempre di guadagnare di più, per cercare di stare sempre meglio. E questo è il sistema capitalistico, questa è la fede americana, è basato su questo. Il credit score sarebbe la dimostrazione che tu sei un punteggio, perché è un credit score in base a quanto spendi, a quanto bene poi paghi i tuoi debiti, e che ti spinge a spendere sempre più, perché così ti si alza questo punteggio e vieni considerato sempre più un buon più spendi valatore. e più sei bravo. Praticamente è così, non esiste più il discorso di che poi vabbè spendi, fai il tuo credit score, fai la tua credit card aperta, perché comunque devi far vedere che spendi e paghi indietro, però devi avere anche il tuo saving, nel senso che se non hai un saving, qualcosa salta fuori, se ne la carta. No, io non compro niente, quindi non penso, avrei un credit score molto alto qua. No, beh, comunque considera che vuoi fare la spesa tipo al supermercato, peggio, la macchina ce la devi avere, quindi devi fare il lease della macchina, quella devi pagare, la benzina, sì, qua senza tutte le spese che poi con la carta di credito. Qua non vai da nessuna parte. No, infatti, io no. Mi chiedono, ma tu vuoi tornare, tornerai in Italia o bla 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 bla, e faccio, ma non ha senso per me tornare in Italia perché ho famiglia qua. Secondo cosa dovrei fare in Italia? Cioè, magari il retirement quando c'hai 70 anni? Magari se ho la forza, perché no? Sì, forse questo non è il paese migliore per andare in pensione. Investire un po' di soldi in un scialettino, fare il mio sogno, ecco di due anni, un scialettino in legno, non troppo grosso. Però è una zona tipo così fuori. Quello è proprio Pippo in vacanza. Pippo in vacanza, ricordatelo perché. No, le vacanze. Chi è Pippo in vacanza? Pippo in campeggio. Pippo in campeggio. C'è un campionato con Pippo che va in campeggio col figlio. Ed è uguale, ce l'aveva sul lago, cialettino, barca. Col mini Pippo. Sì, poi mi immagino di quelle piccole, le giovani marmotte. Giovani marmotte, sì. Faccio una domanda a te invece. Dimmi. Tu come vedi l'America a 20 anni? A me non mi importava poi niente, cioè non sapevo neanche cosa fosse quando avevo 13 anni, 14 anni. La prima volta che ho iniziato a pensare, oddio, voglio andare a vivere in America, è stato perché mi stavo informando sull'università dove andare, io volevo fare animazione, e mi stavo anche informando sulla vita di Walt Disney. Okay. E Walt Disney è stato proprio uno dei primi che è andato in cerca di fortuna a Los Angeles. Volevo andarmene all'università, alla Cal Arts, quella fondata da Walt Disney. E inoltre, cioè, tutte le star che vedevo, tutte le persone che vedevo andavano in California, a Los Angeles, i cantanti, tutti andavano a Los Angeles, anche gli youtuber si sono trasferiti a Los Angeles. Quindi ho detto, se voglio avere un ruolo importante in una società, devo andare a Los Angeles, anch'io pensavo. E poi un po' facendo YouTube, facendo cose, informandomi bene, ho pensato, ah no, non è vero, cioè non esiste solo l'America. Però c'ho sempre avuto questa cosa che esisteva solo l'America, ecco, che la cosa più importante del mondo fosse l'America e che in particolare la California. Poi in realtà, appunto, hai scoperto che la vera America è dentro ciascuno. No, cioè se vai a analizzare effettivamente cosa ti serve per vivere, ti accorgi che magari l'Italia è meglio dell'America per alcuni aspetti. Assolutamente d'accordo con te. E che magari alcune volte conviene quasi andare in un paese più povero che in un paese più ricco, per quello che faccio io magari. Cioè io faccio roba su YouTube, che sono freelancer, certo, eccetera, eccetera. E però ovviamente l'America rimane, cioè, come dire, lo step più ma. Cioè se io poi dimostro di poter andare in America, quello l'ho fatto, capito? Cioè non so come spiegare. Certo. Che poi diventa una routine normalissima, che non ci pensi neanche più, dici ok, vivi in California, stai a Los Angeles, diventa una cosa normale, ma già questo già dopo 5-6 anni, no? Non neanche 10 anni, e quindi ora dici ok, ma ho vissuto 33 anni in Italia, sì, desideravo andare in America o in Canada, adesso vivo in California, uno dei sogni per tutti, per tanti, non per tutti, ma per tanti, poi viverci qua alla fine. Sì, è bella, carina, è divertente, dà opportunità, tantissime. Però alla fine non è che la routine diventa routine dappertutto. Beh, infatti io il grosso cambiamento, la mia grossa cambiamento di opinione verso l'America è stato proprio quando sono andato la prima volta in America. Certo. Che quella vedeva. Che quello che gli italiani vedono nell'America è il successo. Perché le persone che parlano sono solo quelle che sono riuscite a fare quello che hanno fatto. Se vai in America trovi anche tutte le persone che il successo non hanno trovato. Esatto, sì. Perché in Italia cosa vedi? Gli attori, i cantanti, se guardi New York gli imprenditori, le finanziarie, però poi se vai a New York la metà sono barboni. Però quello è solo il 10% di quello che poi è. Esatto, tu vedi solo la punta di diamante. Tutti gli italiani che dicono voglio andare in America, voglio venire lì, come fare? Io dico a tutti sempre che almeno di venire qua
almeno 6 mesi prima di dire mi voglio trasferire, perché in 6 mesi non è sicuramente sufficiente, però già in 6 mesi riesci a capire, vedere tante quelle cose che non vedi quando vieni qua in vacanza, cioè tipo come vedi queste cose, tipo il credito, imparare come funzionano gli affitti, rientrare in una routine, lavorare qui, il rapporto che hai nel lavoro. Poi anche lavorare qua come dipendente è molto più complicato che in Italia, cioè qua non hai le ferie che in Italia, qua ti licenziano un giorno all'altro. Secondo me per muoverti in America, per venire a vivere in America devi avere una forza, spirito di adattamento pazzesco. Non devi avere ego, devi rispettare la cultura americana. E secondo me quella è la chiave per poi cominciare a far sì che loro ti vedano in maniera diversa, e comunque una persona che ha interesse, che ama la cultura americana, comunque ama la bandiera americana, perché comunque l'americano è veramente patriottico all'ennesima pazzesco. Non ho mai, l'unica cosa bella veramente che mi piace ancora oggi e che rispetto in una maniera incredibile è il patriottismo, il rispetto per law enforcement, come rispetto per la polizia, anche che purtroppo ci sono tutte queste cavolate in giro che i poliziotti sparano, però c'è sempre dietro qualcosa, e comunque c'è la legge, se la rispetti nessuno ti fa niente, però c'è questo rispetto, tipo la polizia, sì, che a me piace il rispetto delle forze dell'ordine, che manca tanto in Italia. Questo patriottismo è incredibile, ed è questa è una delle cose veramente che penso che gli altri paesi, in tanti paesi non ci sia. Cioè le persone americane sono fiere di vivere in America. Molto fiere. Cioè io quando sono la prima volta a San Diego, la cassiera mi fa: ma sei italiano? Benvenuto a San Diego, mi abbraccio. E poi se c'è un problema, tipo tu guarda l'11 settembre, quando c'è stato il discorso delle Torri Gemelle, quella è stata una batosta per l'America. Però l'America si sono messi a costruire ancora, e l'economia è andata giù male, si sono rimessi indietro a rifarci, nel senso che quando c'è qualcosa hanno questa team working, cioè nel senso che piace mettersi insieme, si uniscono e ora vai, torniamo grandi ancora. Secondo me quello è una cosa che gli italiani devono imparare, quello come cultura, questa unità nazionale che in Italia purtroppo si vede solo durante le nazionali di calcio, non che ci sia via. O le partite e basta, però non c'è questa unità nazionale dietro la bandiera. Bandiera a parte, c'è cioè, il pensiero che le altre persone sono più nemici che amici, cioè che sono più rivali, che persone che ti possono aiutare veramente a fare successo. È vero, no, è vero. Infatti, quindi per avere successo devi essere furbo, non devi lavorare con gli altri. Bravo, qua è una cosa bella che l'America comunque è meritocratica. C'è la raccomandazione sana qua, cioè nel senso, io ti conosco perché so che sei un professionista, ti stimo e ti metto a fare qualcosa, e ti conosco, quindi conosco te piuttosto che conoscere quello che non lo conosco, metto quello. Giustissimo. Invece la raccomandazione italiana è: tu sei amico di quello, non sai neanche come lavori, non so se è un cane o altro, però ti mettiamo, se succede un danno chi se ne frega, tanto si dimentica. Bravissimo, bellissimo, questa è la cosa più bella che potevi dire, hai ragione. Bene, io finisco qua il video perché mi sta finendo il tempo. No, non finire qua, non finire qua. Allora ragazzi, qui sotto troverete il link al canale di Walter e di Marcello. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, lasciate un bel like se avete tratto delle informazioni utili, iscrivetevi al canale cliccando sul tasto e magari anche sulla campana per ricevere le notifiche dei prossimi video, e ci vediamo ovviamente al prossimo video.